Il granaio di Cadipietra ha un legame stretto con la tradizione mineraria di Val di Tures e Val Aurina. Già attorno al 1550, il fattore della miniera aveva il proprio ufficio a Cadipietra e in qualità di massimo funzionario dell'impresa era responsabile del suo perfetto funzionamento. Dal suo ufficio doveva coordinare le molte fasi operative indispensabili per un'efficiente estrazione, trasporto e vendita del minerale. Rifornire la miniera di legname dai boschi circostanti era solo una delle incombenze. Si dovevano poi approvvigionare di carbone senza interruzione le diverse fonderie. Il minerale estratto andava trasportato a valle e immagazzinato nei depositi, da dove era conferito poi agli impianti di fusione. Per tutte queste attività logistiche si impiegavano molti trasportatori di minerale, di legname e di carbone provenienti dalla valle. Il fattore doveva registrare e contabilizzare scrupolosamente ogni carico. Per i minatori c'era qualcosa di altrettanto importante di legname e carbone, i viveri, perché il loro salario era solo in parte in denaro, per il resto veniva pagato in natura. Fondamentale per l'alimentazione nella valle era il grano, che serviva a sfamare sia la popolazione che i minatori, e non era mai disponibile in quantità sufficienti. Per questo motivo c'era bisogno di importare granaglie, ma nei periodi di guerra o nelle emergenze era difficile rifornire di grano i minatori perché non si potevano effettuare i trasporti e le consegne. Intorno al 1700, accanto alla casa del funzionario della miniera, fu costruito a Cadipietra il granaio, destinato principalmente a magazzino delle granaglie, anche se vi si depositavano altri prodotti come strutto, sale e tessuti per le necessità dei minatori. Il granaio fungeva inoltre da rimessa per strumenti e materiali della miniera, come legname, ferro e attrezzi. Occasionalmente venne immagazzinato qui anche del minerale in attesa della lavorazione nell'impianto di fusione di Arzbach. L'edificio è citato infatti in alcuni documenti con questa destinazione d'uso. Accanto al granaio sorse poi sul lato a valle un panificio nei pressi del torrente Aurino. A monte, le famiglie nobili dei von Tannenberg e dei von Sternbach fecero abbattere la cappella della Madonna di Loreto per sostituirla con una nuova chiesa in stile barocco. A Cadipietra si trovava inoltre la tesoreria, che era l'edificio in cui veniva custodito il denaro destinato al pagamento dei minatori e dei carrettieri. L'insieme di edifici storici è completato dalla residenza Gasseck, che fungeva da abitazione saltuaria per le famiglie von Tannenberg e von Sternbach, proprietarie della miniera. Il suo aspetto attuale risale al 1713. Sulle facciate degli edifici storici di Cadipietra compare spesso lo stemma del commercio aurino. La società fu chiusa nel 1894, allorché il conte Ugo Enzensberg dovette interrompere l'attività estrattiva. Questo evento è ricordato in una poesia dell'ultimo gestore autoctono della miniera, che si può leggere sulla facciata dell'ex granaio. Oggi il granaio è una delle quattro sedi del Museo Provinciale Miniere.